Ciao Matteo, eccoci qui, è tardi ma facciamo lo stesso. Guarda che roba, con questa fascia sembra un po' il comandante Marcos, quello che si nasconde per dire che rappresenta tutto il popolo in America Latina. Sai che ho fissato un viaggio anche questa sera, quando lo sa il parroco mi tira le orecchie. Vado a Cuba una settimana a fine gennaio, mi accompagni? Magari ti piacerebbe, eh? Che bella vita. Allora, terza settimana di avvento, raccontiamo qualcosa di questi due personaggi simpatici e giovanili. Due cugini, questa domenica nel Vangelo, Gesù e suo cugino Giovanni Battista. Nati tutti e due in modo piuttosto straordinario, dai, mettiamola così. Hanno in comune questo racconto mitico e bello della novità della vita e di due madri un po' sconvolte che li accolgono. E hanno in comune anche che entrambi abbandonano le loro famiglie e non fanno ciò che i genitori hanno pensato per loro. O meglio, di Giovanni Battista possiamo dire che suo padre è un prete, lui ha una grande passione per Dio, ma sta lontano dalla chiesa, dalla sinagoga o dal tempio per quei tempi là. E lo ritroviamo poi nel deserto, vestito in modo simpatico, ci piglia bene, è originale, è tutto un po' trasandato e alternativo. Soprattutto è un uomo che ha uno sguardo sulla novità della vita e sulla capacità di criticare i preti, quindi suo papà, i politici, tutti, e la gente in generale e la sua cultura. È un uomo alternativo, un uomo che cerca, un uomo giovane, è un uomo libero nel pensiero, è un uomo che però farà anche fatica a vedere la novità nella sua vita. È facile criticare e parlare degli altri, anche lui si troverà un po' in difficoltà pensando a se stesso. Non che non sia radicale o coraggioso. Difatti lo troviamo vestito di peli di cammello che mangia porcherie, quel che trova nel deserto, simbolo di quell'uomo così profetico che aprirà la strada al Signore, il profeta grande, l'ultimo dei profeti. Suo cugino è Gesù, un po' lo conosciamo per il catechismo, le cose che ci raccontano, ma bisogna anche dire che anche lui ha preso dalla sua famiglia un grande amore per la vita, per il lavoro, per la gente, ma ha fatto delle scelte fortemente di rottura con la sua epoca. Anche lui si perde, anche lui sconvolgerà, anche lui verrà preso per pazzo dalla sua stessa famiglia. Ma questa pagina è simpatica perché Giovanni Battista, come uomo coerente, ha già giocato nella sua visione della storia la propria persona. È arrestato, verrà poi ucciso dalla galera. Senti di suo cugino che fa delle cose strane. Sono strane per lui perché non sono ciò che lui pensava. Non sono nemmeno ciò che ha annunciato. Non viene il Messia a rendere conto, a chiederci di rendere conto delle nostre attività, delle nostre azioni. Gesù si propone in modo totalmente diverso e a quest'uomo così coerente, così forte, che è il Battista, così giovane, così grintoso, vengono dei dubbi. Ecco, la prima idea di questo Vangelo, secondo me, è quella di un grande profeta con dei grandi dubbi. In questo è un uomo estremamente moderno. Arriverà con degli emissari a chiedere a Gesù: ma sei tu che stavamo aspettando? Che non ci sembri molto. O dobbiamo aspettarne un altro? O abbiamo capito male? O forse non c'è nessuno da aspettare? O forse era tutta un'illusione? Ma chi prende poi le redini della storia? Ma la storia va da qualche parte o ho sbagliato anch'io a credere in qualcuno? E la risposta è quella di Gesù rispetto alle domande di Giovanni Battista. Gesù è come se dicesse: tu che criticavi e che invitavi gli altri a convertirsi, a cambiare lo sguardo, a cambiare vita, sei disposto a fare un pezzo di cammino anche tu? E qui c'è una provocazione forte. Prova a cambiare il tuo sguardo. Tu che incontravi persone che non sapevano tanto dove andare e a volte sei stato forte al punto da indicare agli altri la direzione. In questo momento che sei un po' in crisi, che ti vengono un po' di dubbi, che sei in difficoltà, guarda un po' cosa sta succedendo. La risposta nel Vangelo è legata un po' a queste espressioni del tempo messianico, quindi dice: guarda gli zoppi che camminano, guarda i ciechi che vedono, guarda i sordi che ascoltano, ma guarda, guarda con i tuoi occhi. Misura le cose con la tua coscienza, non farti turbare né distrarre dalla voce degli altri. Pensa con la tua testa e chiediti dove c'è il bene,
Guarda dei segni, delle cose che funzionano, delle cose che aiutano. C'è qualcuno che sta aiutando altri, c'è qualcuno che si sta facendo un po' un dono, c'è qualcuno che porta frutti. E lì probabilmente c'è qualcosa che sta succedendo. Guarda e abbi occhi per riconoscere la novità del regno. E voi? Il Vangelo di oggi è bellissimo perché poi a un certo punto da questo dialogo tra i cugini si dirige ai presenti, dice: e voi? E voi cosa vedete? Ma la domanda sarebbe bello lasciarla aperta. Tu cosa vedi? Cosa ti sembra? In che tappa sei della vita? Cos'è che ti dà fiducia? Cosa ti spaventa? Ma anche cosa non ti interessa? Allora teniamo conto che questo dialogo si dà nel deserto. Qualcuno è uscito dalla città, qualcuno ha avuto l'inquietudine di uscire dalla propria famiglia, dalle proprie abitudini, qualcuno è in ricerca, questa è la condizione di fondo. Se uno non cerca, forse bisogna dargli una bella scossa. Se uno sta tranquillo e dice che non sta cambiando niente nel clima, che andrà tutto bene, che tanto le guerre non esistono, che c'è lavoro per tutti, basta non fare niente, che comunque le cose si sistemeranno, forse ha bisogno di una scossa. Ma la domanda di Gesù è aperta e bella. Voi cosa vedete? Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo vestito con vesti suntuose, un uomo che banchettava? Ma il criterio non è quello dell'apparenza, non è quello televisivo, non è quello di ciò che mi piace, non è qualcuno con dei talenti per fargli l'applauso perché è un bambino prodigio, una ballerina fantastica, una ragazza estremamente sexy. Voi cosa state vedendo? Un uomo, semplicemente un uomo sbattuto dal vento, vuol dire anche nella Bibbia pieno di dubbi. Però un uomo che grida una verità, un uomo che cerca di essere uomo fino in fondo, un uomo che ci sta provando. Allora anche noi ci prepariamo al Natale, anche noi cerchiamo di capire che cosa è realmente nuovo e meritevole di fede nella nostra vita. E anche noi sentiamo che per noi, per ciascuno di noi, questa cosa non avrà tanto a che vedere con le tradizioni, con la religiosità, con la capanna bella, con le luci, con dei regali. Questi sono parte delle cose umane, ci stanno, dicono degli affetti soprattutto. Ma al cuore di questa domenica c'è la ricerca di ciascuno di noi. È una cerca di novità, dove novità non vuol dire l'ultimo smartphone o l'ultima macchina uscita. La novità è che si accende una luce in profondo per cui io mi dedico a qualcosa che per me è nuovo oggi. Oggi è qualcosa di nuovo, di bello, di credibile. E io mi ci gioco. E chi se ne frega di quello che pensano gli altri? Nel loro sguardo, sul mio lavoro, sulle mie attività. Devo riuscire a esserne convinto io a sentirmi in compagnia del Signore. Guarda bene, perché è già qui il regno, suggerisce il Vangelo di questa domenica. E il Vangelo e il regno hanno a che vedere con la fraternità. La vera novità che Giovanni Battista aspettava come qualcosa di sconvolgente, che giudicasse tutti i cattivi, che cambiasse le cose, che sistemasse il Parlamento, che facesse nascere un clima nuovo. In realtà la novità del Vangelo passa per qualcosa di estremamente piccolo, nascosto a volte ai nostri occhi. E il più piccolo sarà il più grande nel regno. E il più piccolo è colui che sa essere fratello, colui che ci prova. Quando una ragazza o un ragazzo dice: per me sei tutto. Questa è una novità che ti cambia la vita. Quando qualcuno di piccolo ti è consegnato come figlio, questa è una novità che ti cambia la vita. A volte basta che qualcuno ti inviti a giocare o ti offra un lavoro o ti faccia sentire a casa. E quella è proprio una bella novità. Buon avvento.